Abbiamo voluto mettere alla prova un giornalista di lunga data, il nostro Saverio Villa, nel settore auto da oltre 25 anni e un PR che anche lui, quanto ad esperienza, non scherza. Paolo Lanzoni, dal 2007, responsabile della comunicazione in Italia del marchio Mercedes. Chi dei due saprà riconoscere più auto? Ma non così, bendati ovviamente. Siete pronti? E allora, prima auto! GLE. Il SUV viene proposto da Mercedes anche nella sportiva versione coupé, quella che abbiamo scelto per la nostra sfida. Salita particolarmente alta su questa macchina. In questo caso abbiamo al centro della plancia vari pulsanti e attenzione, abbiamo un altro comando, e qui allora questa è proprio una delle mie auto preferite. Potrebbe essere la GLE, che un tempo si chiamava ML e oggi è disponibile anche nella versione coupé. Sinceramente a me piace anche di più, spero sia la versione coupé. Classe E è l'ultima arrivata in gamma Mercedes. La berlina fa dell'assistenza alla guida e della sicurezza il suo punto forte, proponendosi come una delle auto più tecnologiche presenti sul mercato. Non mi avete lasciato toccare la portiera, per cui non so se c'è la cornice, il finestrino o no, però dentro mi avete detto che posso toccare tutto, quindi io tocco dietro. Ha la maniglia dietro, quindi non è una coupé. Il comando dell'infotainment è quello delle Mercedes di ultima generazione, è abbastanza grande, ha il doppio comando con la rotella e il touchpad, quindi è un modello di generazione ultima. La palpebrona è quella lunga per tenere tutta la strumentazione virtuale, quindi direi che è una classe E. Classe C coupé, raffinatissima ed elegante, questa due porte si acquista per divertirsi tra le curve. Allora, dall'entrata in auto ho subito intuito che parliamo di una vettura coupé. Una vettura coupé perché? Perché tutte le nostre vetture coupé non hanno la cornice nei finestrini. Allora, questa, il touchpad e il controller al centro della vettura non sono delle vetture compatte. Lo schermo è particolarmente ampio anche in questo caso e la finitura delle bocchette è sicuramente di classe superiore. Sono indeciso su due vetture, ma toccando anche i sedili potrei dire che siamo su una classe C coupé, la nuova classe C coupé. Questa ci ho preso subito. GLS è l'ammiraglia SUV della gamma Mercedes. 7 posti e un interessante connubio tra esclusività e comfort. Ci è voluto lo sgabello per salire, quindi direi che non è una coupé, non è una berlina, è un SUV. Quindi è un SUV, è grande, ha qui il Millennium Falcon al posto del controller. E quindi direi che dovrebbe essere una GLS. Grande e grande. Momenti mi ribalto per andare a toccare l'altra portiera. Quindi sì, secondo me è una GLS. We'll be right back.
classe B. Con l'ultima edizione la monovolume ha aggiunto un tocco di sportività al suo aspetto, continuando ad offrire tanto spazio nell'abitacolo e nel bagagliaio. Allora, lo sportello non era di una coupé, volante in pelle. Questa qui è una vettura, penso, della nostra nuova gamma di vetture compatte. E invece no, toccandola meglio, andando a vedere l'impianto di climatizzazione, anche l'impianto audio. Stiamo parlando di una classe C. Che cos'è? È una B, che cos'è? Ci avevo presa all'inizio, mazzo. CLA è la vettura con la migliore aerodinamica al mondo, una sportiva berlina coupé che condivide la base tecnica della classe A. Adesso qui lo dico e qui lo nego, perché probabilmente potrei anche fare una figura da tonto, però questa dovrebbe essere abbastanza facile, perché non ha le cornici delle portiere e, se a memoria non mi inganna, credo che sia una CLA, considerando le dimensioni e tutto, è abbastanza bassa. Sì, secondo me è una CLA. Paolo, mi spiace, ho vinto, però dai, oggettivamente devo riconoscere che avevo dei modelli forse un po' più facilmente riconoscibili dei tuoi. No. Sei stato bravo, complimenti, un mio imperdonabile errore, non si può confondere. La rifacciamo con tutta la gamma Mercedes, che sono 150 modelli proprio. Ci prendiamo tutta la trasmissione e una settimana. Va bene. Sei stato un ottimo avversario. Affare fatto. Grazie. Ciao. Saverio, che cosa ci fai ancora bendato su un'auto? Io volevo provare a riconoscerle tutte. Ma no, dai, che abbiamo finito. Abbiamo finito? Vabbè, allora vado.